Anche per il settore della pasta questo momento di crisi? Il momento di crisi nel mondo agricolo riguarda tutti i settori. La pasta riguarda principalmente quello che sono stati gli aumenti dei costi iniziali. Noi abbiamo sicuramente un target di clientela molto alto, avendo anche un prezzo della pasta importante, però questo ci ha portato negli ultimi 2 anni ad aumentare il prezzo della pasta al consumatore finale del 20%, perché abbiamo avuto dei rincari alla base molto elevati, sia per quanto riguarda la produzione del grano, perché noi trasformiamo il nostro grano, sia per quanto riguarda gli imballi, i trasporti, poi non ne parliamo, i trasporti ormai sono aumentati di circa il 40%. Quindi a voi l'idea della farina dei grilli non vi interessa? Credo proprio di no, a noi anzi se ci trovano dei grilli o delle larve bianche della farina, così si chiamano, a noi ci sequestrano la semola perché non possiamo pastificare, quindi l'assurdo è questo. Se vanno in un magazzino e trovano i grilli o le larve in as, chiudono, sequestrano la merce che c'è dentro, però in questo momento l'Europa sta andando in questa direzione. Una direzione che sta creando tantissimi problemi in tutta Europa, e forse proprio grazie a questo impegno che c'è da parte delle aziende che hanno deciso di questa protesta, forse riusciremo ad avere una risposta. La risposta però principalmente deve venire dall'Europa, il problema è proprio quello, è il Green Deal e l'Agenda 2030. Negli ultimi 4 anni è stata impostata una politica comunitaria agricola che è penosa per noi agricoltori. Da una parte ci impongono continui metodologie di coltivazione sempre più pesanti e che costano sempre di più, dall'altra parte si riduce sempre il budget dell'agricoltura. Si deve arrivare a questo, si deve arrivare a Bruxelles e far capire che devono cambiare per forza di cose quelle sono le basi della politica agricola comunitaria, se no non ci va da nessuna parte.